Vi amo dal profondo del cuore. 1, 2, 3, 4. Prendi la macchina e tirami via da sotto al tavolo, portami nel cinema più lontano. Il finestrino è un film horror, ma nel cruscotto ci sono giochi del giornale. Di profilo sembri Monica Vitti, con il tuo Walkman verde acqua e un fiore per coltello. E dietro di te c'è sempre brutto tempo. Noi chiederemo il perché non fa niente, però la formazione quella sì, quella ce la devono dare, partendo da Marco, che sono il bassista. Francesco, scrivo i testi e principalmente le canzoni, sono la chitarra. Ilaria, io sono la tastiera e ho una Casio del 1000 anni fa, tutta rotta. Sono Anna, sono la chitarrista, ho una Gibson SG e una Harmony del 62. Gaetano, batterista, io ho una soprano, che è una batteria quella fatta a mano da un artigiano di Bergamo. Fonico che sei! Il fonico da Milano, Federico. Federico. Però mi chiamano Savo, giusto per fare prima, è più corto, è più diretto. Perché vi chiamate l'officina della camomilla? Perché un giorno io, guardando 1000 insegne che ripetevano officina, officina, officina all'infinito, entro la mia testa e immagazzinato officina, però solo il nome officina. E non so perché della camomilla, credo perché volevo essere, star tranquillo, non lo so, oh, okay. Officina della camomilla, un attimo, cioè, però non è che ha proprio un senso, è un senso multiplo, cioè anche di più, ognuno può interpretare come vuole. Okay. Ci muoviamo un sacco sul palco, è strano, siamo mezzi punk, mezzi melodici, romantici, è una fusione strana. Tutte le canzoni di questo disco sono comunque un po' datate, le ho fatte nella dolce età della mia adolescenza, a 18 anni, ed è una raccolta, un raccogliere in una nuova luce questi brani, che comunque sono vecchi, sottolineo vecchi. Ci sono molte altre idee che devono ancora uscire. Come mai vi siete uniti a Francesco? Così. Per caso. Perché, me l'ha chiesto un giorno e io gli ho detto di sì. Io ho conosciuto Fra una sera che suonavo a Rocket in un progetto improbabile, una data sola, sold out. E mi ha chiamato lei, ero appena tornato, ero a Milano e avevo voglia di suonare. Fama, gloria e ricchezza, per questo suono nell'officina. Quali sono le band che vi hanno più ispirato nel vostro lavoro? Beh, allora, di quelle contemporanee sicuramente, i famosi Arctic Monkeys, però sono i primi dischi, i Strokes, per quanto riguarda proprio la cosa un po' più superficiale. Poi certi cantautori come Piero Ciampi, De Gregori, e poi in realtà un po' molti generi musicali, non saprei proprio scegliere grandi ispiratori, diciamo. È un bel delirio, non lo so, c'è di tutto dentro. Siamo pieni di droga, siamo pieni di droga. Corro con te,
dall'officina ho iniziato quest'altro progetto, ho cambiato anche etichetta, ci sono un po' di passaggi, di cambi storici, no? Prima ero con Garrincio all'officina, che è stato il mio gruppo dell'adolescenza, che io ci tengo comunque tanto. Nella carriera dell'artista devi reinventare, non fai mai la stessa cosa, lo stesso disco. Infatti la scelta di Giorgio poi è stata una tua scelta di voler collaborare con lui nella produzione del disco per dare un sound nuovo, comunque siete tanto l'influenza di Giorgio poi. No, ma innanzitutto io lo conoscevo già che vado in Messico, no? E i suoi progetti inglesi, Cairovi, e lo conoscevo già lui. Sono andato a vederlo qui a Bologna al Covo, e la prima persona che ho incontrato nella sala è stata Davide Carducci, che mi ha chiesto cosa ne pensi, Giorgio. Io ho detto, guarda, secondo me è uno dei migliori adesso. E il giorno dopo mi ha contattato e ha detto, ma che ne pensi? Farti produrre, di lavorare assieme, ed ho accettato subito perché mi piaceva e l'abbiamo fatto. Molto Gus Van Sant, anche Harmony Korine, mi piace quel cinema che comunque parla anche dell'adolescenza. Hai avuto paura di iniziare questo progetto da solista? Cosa ti aspetti? Ma un po' sì, ma l'affronto con serenità. Comunque suoniamo, cioè non è che, cioè sì, ok, le scrivo le canzoni, però suono con la band ed è anche un progetto che coinvolge altre persone che hanno suonato con me anche nell'officina, suono con il batterista di Colombre, il Dani. Dai, bellissimo! E Redondi alle tastiere, Fausto che ha suonato anche con Colombre il tuo scorso basso. Sì, sì. L'indi ti trovi più simile a qualcuno, molti dicono che somiglia a qualcuno, sia esteticamente che... Ma Edoardo, cioè, lo conosco. Siete sicuramente amici. Lo conosco da quando non era ancora uscito mainstream. E tra l'altro era anche il nostro King Panico di questa serata all'inizio. Quindi aveva aperto anche due concerti dell'officina, fra l'altro,
anni fa. Quando ancora non era, con, non era, non nessuno. Era ancora uscito, cioè era uscito forse il suo disco del 2012 e quello prima, Sabaudian Tape, The Tape, non mi ricordo. Cioè lo conosco da un po', è un mio amico, cioè gli piace un casino, secondo me. È quello che ha lanciato il ponte tra l'indie e il mainstream, sì. Secondo me ha fatto un bel disco, mi piace, sincero. Fucking rock and roll skinhead. Ti ricordi di me? Malanoce con te, gli alcolici portoghesi, supermercati cinesi, e mi guardavi negli occhi come se fossi impazzita. Non lo so, il sesso è la primavera, il sesso è la primavera, il sesso è la primavera. Mira la luna milena, fuego milena, il ritmo della sera, milena milena, ti ricordi di me? C'è con te che mi facevi sparire con i cristalli di Adam, e mi guardavi negli occhi come se fossi impazzita. Non lo so, il sesso è la primavera, il sesso è la primavera, il sesso è la primavera. Mira la luna milena, fuego milena, il ritmo della sera.